Torna Cantina in Festa, l'evento in programma nel pomeriggio di domenica 26 maggio, che darà la possibilità a follower, sommelier e gente comune di visitare la cantina aretina e degustare gratuitamente i vini tipici dell'Aretino. È un altro appuntamento, come ormai da diversi anni, è un momento gioviale, un momento si spera bellissimo, perché incontriamo, oltre ai nostri clienti, che poi sono nostri amici principalmente, anche i nostri soci e le famiglie dei nostri soci, quindi sarà un momento di ritrovo, un momento di, diciamo, di avvicinamento alla cittadinanza, un momento di conoscenza anche della cantina, perché la cantina ormai dagli anni 70 è presente sul territorio, però come conoscenza delle nuove generazioni è veramente un po' sconosciuta. La nostra importanza è proprio anche quella di divulgare il nostro messaggio. Pensate, la cantina insiste su un territorio di quasi 800 ettari, quindi si parte dalla bassa Val di Chiana fino alla Pibiena, fino al Valdarno Superiore, quindi insomma un territorio abbastanza importante. E quindi immaginate tutto questo territorio senza i vigneti, perché i nostri soci casomai non li piantano più perché diventa antieconomico. Quindi la cantina ha anche una valenza importante dal punto di vista sociale e dal punto di vista paesaggistico. Conoscere il nostro territorio e conoscere la nostra cantina per noi, oltre ad essere un vanto, è anche un motivo d'orgoglio, principalmente perché oltre al piccolo rinfresco che potete trovare, la degustazione dei nostri prodotti, ci saranno anche i nostri ragazzi, quindi le persone proprio che vivono la cantina, che operano in cantina, che faranno fare un giro appunto delle strutture, diciamo dal produttore al consumatore e anche al trasformatore, che poi è una cosa un po' abbastanza inusuale. Si cerca di togliere quest'aurea sempre di magnificenza del vino, portandola anche a dei livelli, insomma, che sono più terra terra, come sono il nostro territorio, perché tutti si parla sempre di vino tradizione, vino della famiglia nobile o quanto altro. C'è anche la cantina sociale, appunto, che ha una sua competenza e una sua importanza sul territorio. L'appuntamento sarà domenica pomeriggio dalle 15 alle 19. Ci saranno nella prima parte della giornata le auto d'epoca dalle 15 alle 15:30. Dopodiché ci sarà la degustazione dei nostri prodotti, quindi con i nostri vini bianchi, con i nostri vini rossi. I vini bianchi quest'anno sono di una nuova concezione, sono un po' più profumati, un po' più moderni dal punto di vista degustativo, e quindi potete tranquillamente venire a provarli. È tutto per fortuna gratuito, quindi offerto dalla cantina, e quindi vi aspettiamo numerosi in questo momento conviviale.